voi, come sempre ben sintonizzati sulla nostra rete, benvenuti al nuovo appuntamento con Amici Miei, appuntamento che si rinnova dal Bar Chignon di Monselice, precisamente da Piazza 20 Settembre. Monselice, ridente località immersa nei Colli Euganei, vi lasciatemelo dire, perché i Colli Euganei sono esattamente l'argomento di cui parleremo oggi, in compagnia di un graditissimo ritorno, il nostro storico Riccardo Ghiotti. Grazie, ben ritrovati. Bentornato. Grazie a te. Allora Riccardo, Parco Colli, patrimonio da tutelare. Questo in teoria è il titolo, il tema della nostra puntata, e so che tu ci tieni in modo particolare perché questo Parco Colli è uno scrigno che racchiude dei tesori. Beh, certamente, io credo che un'area così interessante, concentrata e omogenea è difficile trovare. E dire Parco Colli Euganei vuol dire intanto una identità territoriale ben definita. Io non entro nel merito delle scelte di carattere politico, amministrative, certo. Però è un patrimonio che appartiene a una popolazione che qui vive, tra l'altro di altissima antropizzazione. Perché è un parco non soltanto naturale, che già di per sé va tutelato in tal senso, ma c'è la presenza molto variegata di una popolazione che si trova e nella parte sottostante la cintura dei colli, perciò 15 comuni che si addensano su questo territorio, e non è indifferente. Poi il fatto di essere all'interno di un'unica provincia, non essere a cavallo tra due province. A volte succedono, ad esempio, dei casi di alcuni parchi che sono a cavallo addirittura tra sono due contesi, regioni, no? Ad esempio, sì, o contesi, o comunque delle competenze che vengono smembrate, suddivise. Certo. Basta pensare al parco del Delta del Po, che si trova una parte in Emilia-Romagna, una parte nel Veneto, addirittura, e qui ci sono delle cose molto più complesse. Bene, grazie a questo aspetto credo che sia una strada da percorrere quella di mantenere omogeneità a quest'area, e credo che aver oggi ipotizzato un ridimensionamento sia un po' una scelta scellerata, indipendentemente dalle motivazioni, eccetera. Il parco, ovvio. Noi non riusciamo a tenerci le cose belle, i patrimoni che abbiamo. Ma guarda come ereditate dal passato. Esatto, e abbiamo una grande responsabilità. Ad esempio, io ho fatto una prova dopo che la stampa ha dato notizia del mancato inserimento nella candidatura ai siti dell'UNESCO dei Colli Euganei. Pareva che ci fosse una reazione di carattere un po' scomposta, sotto certi aspetti anche di un torto subito, come se fossi immeritato, però ho chiesto a parecchie persone, ma sapete che nel Parco dei Colli vi è un laghetto che si chiama La Costa e che è l'unico sito che è inserito per tutta la nostra provincia di Padova, già oggi è patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO. E non c'è un cartello che lo dichiari. È pazzesco. Resta però il fatto che l'UNESCO si è accorto dell'importanza. Pensate che intorno al Lago della Costa nasce una comunità palafitticola. Sono le origini dell'antropizzazione, dell'uomo che va ad abitare in questo territorio, prima ancora dei venetici. E magari noi non lo sappiamo. Esatto, il Lago della Costa è patrimonio dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità. Pensa un po'. Ovviamente sarebbe bello che si riuscisse ad avere anche l'intera area patrimonio dell'UNESCO, però accontentiamoci già di un sito naturalistico. Speriamo, io spero, facciamo di tutto. Io però gradirei sottolineare del Parco Colli, oltre che le emergenze di carattere collinare, erboreo, per le essenze presenti, oppure per alcune particolarità, come ad esempio la rarità della ruta patavina,
che è in via di estinzione, è tutelata, oppure i grandi castagneti stupendi, certo, cantati addirittura da romanzieri, da letterati. Basta pensare ad esempio a una scrittrice di fine 800, inizio 900, la Rodella, che descrive il Parco Colli in un modo straordinario, oppure una scrittrice inglese, la Simons, la Simons torna a Londra e scrive il suo romanzo ambientato sul Parco dei Colli Euganei, con quella descrizione bellissima del Monte Venda, il Monte della Madonna, le sue escursioni sul Vendevolo, sul Monte Grande. Oggi abbiamo qui questo patrimonio con dei mezzi di motorizzazione che possiamo così muoverci con molta più facilità, e non sempre ne cogliamo l'importanza. Sì, e questo secondo me è davvero qualcosa che è a nostro sfavore, a sfavore del territorio, però le cose importanti noi, come ti dicevo prima, non riusciamo a tenerle come vanno tenute e non riusciamo a conoscerle nella loro integrità. Perché necessita, perché necessita lo sforzo della conoscenza. Esattamente. Io sostengo sempre i nostri antichi e i nostri vecchi anche, sapevano come coltivare i colli, ad esempio, e si tramandavano di padre in figlio il vigneto, il campo olivo, è vero, i troso, i cosiddetti. Pensa, io ogni volta mi commuovo quando ogni anno, al momento della fioritura, io mi reco sopra Arqua Petrarca per andare a vedere il viale di mandorlo in fiore. Stupendo. Sono paesaggi straordinari. Assolutamente sì. Oppure quando, scendendo dal Monte della Madonna, si arriva fino al famoso eremo di Sant'Antonio Abate, e lì in mezzo alle rocce, in un ambiente del genere, al nord dell'Italia, con un clima così favorevole che ha, vedere i fichi d'India. Ma noi non conosciamo, oppure non sappiamo stupirci. E questo è. Probabilmente, ecco, io credo che qui in mezzo come la televisione può essere una buona occasione, ma anche la coscientizzazione della nostra popolazione su un patrimonio che ha qui negli intorni, credo che sia importante. Questo è solo l'aspetto paesaggistico. Certo. Ma se mi permetti, posso dire anche almeno quattro aspetti che fanno di questo grande patrimonio certamente un impegno di tutela. E questo lo facciamo, Riccardo, sai quando? Subito dopo la pubblicità e subito allora, dopo il consiglio pubblicità. Di Giulia. Pubblicità. Ciao a tutti, sono Giulia, vi presento il mio locale, Bar Signor di Monselice. Mi trovate sempre a Monselice, in piazza 20 Settembre. Potrete degustare delle ottime colazioni o semplicemente ritrovarvi davanti a un buon caffè. Se volete venire a trovarmi, troverete inoltre ottimi aperitivi, cocktail o birre per il vostro dopo cena, accompagnati da deliziosi spuncetti o snack veloci. Vi aspetto in piazza 20 Settembre a Monselice, mai di mercoledì. Bar Signor vi aspetta!
Per la cura dei denti non serve andare all'estero. Poliambulatorio Palladio e Centro Odontoiatrico Villa Estense. Specialisti in igiene, endodonzia, chirurgia, ortodonzia, maxillofacciale. Tecnologia CEREC per protesi dentali. Reperibilità 24 ore su 24, tutti i giorni compresi i festivi. Dei Colli Euganei, Parco regionale dei Colli Euganei, un patrimonio da tutelare. Ne stiamo parlando con Riccardo Ghidotti e avevamo accennato prima della pubblicità, Riccardo, ai quattro elementi da tutelare. E ti do la parola perché è bello ascoltarti. E ti ringrazio. Io sono di vecchia data, frequentatore dei Colli, ormai sono quasi 35 anni, diciamo che la conoscenza che ho del Parco Colli è una conoscenza storica, ma anche di frequentazioni, sentieri, passo dopo passo, lungo tutti i colli, i nostri monti, i nostri azzurri. Sono chiamati, addirittura li chiamano i monti veneziani, perché stando già in laguna, si vede, giorni limpidi, si vede il profilo dei Colli Euganei. Ebbene, quattro elementi importanti. Primo, la incastellazione cosiddetta dei colli, cioè tutte quelle emergenze architettoniche medievali che hanno fatto diventare un vero incastellamento del territorio. Basta pensare al castello di Monselice, le mura del castello Carrarese di Este, basta pensare al castelletto o al castello di Teolo. Basta pensare a Rovolon, che era addirittura un municipium già al tempo dei Romani, legato a Padova. Basta pensare al castello di Valbona, costruito dai Carraresi per delimitare appunto l'influenza, o meglio l'invasione che incombeva da parte degli Scaligeri verso il Veronese. Oggi sono testimonianze. Il Monte Rico stesso, dove oggi c'è un eremo, lì c'era. È un elemento importantissimo. Un altro elemento importante, l'aspetto che io chiamo religioso, ma in realtà non è religioso, è la spiritualità che si respira sui colli. È una spiritualità di gente contadina, ma che gravitava intorno a dei grandi centri di presenza spirituale. I francescani ancora sul Monte Rico e a Monselice, basta pensare a Praglia antichissima, sede benedettina, basta pensare al Monte della Madonna, un eremo ancora oggi, Monte Rua addirittura di stretta osservanza di clausura da parte dei camaldolesi, e potremmo dire tantissimi esempi di insediamenti importanti anche di questo aspetto. Sono tutte situazioni che hanno vivificato in fondo il nostro territorio lungo i secoli, dal Medioevo in poi. Poi possiamo, il terzo elemento, oggi non è da meno, le ville. Arrivano i patrizi veneziani, i nobili padovani, legati ai Carraresi o meno, le famiglie, basta pensare ai Papa Fava, ai Dalle Rose, ai Donà Dalle Rose, ai Venier, ai Valier, ai Contarini, basta pensare a Val Nogaredo, la Villa Contarini, da dove appunto parte addirittura l'elezione di un doge. Cioè, è un esempio che è innumerevole, la villa di Montecchia, ad esempio, la villa Emo di Rivella, dove ancora oggi sono tenute da persone straordinarie, villa Lispida, con la presenza, adesso siamo nella Grande Guerra, il centenario della Grande Guerra, è uno degli esempi sui colli proprio che è collegato all'armistizio firmato a Villa Giusti, ma il re però abitava a Lispida, nel cuore proprio degli Euganei, su questa collina, dove tra l'altro anche lì c'è un altro lago. Il quarto aspetto è quello proprio della frescura delle acque. Vedi, a me è sempre piaciuto moltissimo evocare il Petrarca, che in certo qual modo viene a morire e vive gli ultimi anni della sua vita in quel di Arqua e la rende famosa come un santuario letterario famoso in tutto il mondo. Sono famose le famose chiare, dolce, fresche acque, questo ovviamente incipit delle rime. Sappiamo che storicamente sono ambientate a Vaucluse, vicino ad Avignone, dove lui si recò per un'ambasceria ovviamente alla corte pontificia, ma
aveva presente certamente anche il paesaggio nostro, le frescure delle acque dei colli euganei, poco conosciute. Sono conosciute ad esempio le terme, giustamente, i laghi termali, per i fanghi. Un'altra peculiarità del nostro Una peculiarità territorio. Che va, e la metterei proprio al primo posto, certo, in questo quarto aspetto, ma anche ad esempio pochi sanno che nei calti, così come sono chiamati i rivi che discendono scoscesi dai nostri monti, poesia, dai nostri colli. I rivi sono alimentatori di cascate perenni, come la Fonte Regina, la cascata di Schifanoia a Castelnuovo. Cioè, ci sono cascate che estate e inverno hanno una potenza d'acqua che permette di avere una continuità, cascate vere e proprie, addirittura di un dislivello di 8-10 metri. Ora, sono tutti angoli sconosciuti. Un ultimo che d'appendice ma importante, l'aspetto enogastronomico. Oggi si parla moltissimo di questo sviluppo che turismo, fa parte anche della valorizzazione, certo, turistica, fluviale o in bicicletta, trekking oppure a piedi, d'accordo? Però le produzioni che il Parco Colli può alimentare ancora e far fruire il visitatore, non solo chi ci vive, è un volano anche economico, pensate, i vini, eccellenza dei vini, con delle ricerche che sono straordinarie, il Serprino che lo caratterizza, il Fior d'Arancio e altri vini. Poi l'aspetto delle castagne stesse, le ciliegie, sono famosissime fino alla fine del 1800 le ciliegie ad esempio del Montecero. Fino alla fine del 1800? Sì, venivano, erano come quelle di Vignola, erano famosissime. Oppure, come ho detto prima, le mandorle. Pochi sanno che i colli hanno questo tipo di produzione. E basta pensare che la vicina colonia veneta, che è fabbrica ed è caratteristica e riconosciuta per il mandorlato, attingeva fino alla fine dell'Ottocento le mandorle sui colli euganei, i colli più vicini. Tra l'altro, pensate, storicamente introdotte nel nostro territorio addirittura da Federico II di Svevia, che conosceva bene le mandorle di Sicilia. Cioè, abbiamo anche in questa filiera una vera identificazione del territorio che ci fa diventare DOP e DOC. Certo, e poi abbiamo anche delle rarità a livello florovivaistico e anche faunistico. Perché ovviamente, sono delle... ovviamente. Ecco che allora l'impegno è di tutti, e qui io credo che stiamo volgendo verso il termine, ci vorrebbero ore e dei ore giorni, per discutere, certo, su queste bellezze però dei nostri colli. Abbiamo fatto il punto sulle cose fondamentali, come è giusto che sia, Riccardo. E poi con te è bello, ti dico, è bello ascoltarti. Grazie. Per cui invitiamo tutti a venire nel nostro Parco Colli e insieme tutelarlo contro le aggressioni della civiltà moderna, perché abbiamo ereditato un patrimonio ed è giusto che lo godiamo noi, ma che sappiamo anche tramandarlo a quelli che vengono dopo di noi. Certo, grazie Riccardo, grazie anche per questa opportunità di conoscenza che ci hai dato, e grazie come sempre a tutti voi per averci scelto e seguito. Amici miei, vi do appuntamento alla prossima puntata.